Soprattutto pensando alle limitazioni software che gli ingegneri di Apple hanno voluto dare ad iOS in modo tale da non essere un sistema operativo troppo aperto, è chiaro che, soprattutto per gli utenti più esperti, pensare ad effettuare una serie di operazioni proprio con il sistema operativo di Apple e senza il jailbreak può sembrare strano. Ci sono tantissime cose che con Android è molto più facile fare, mentre con iOS in effetti è molto più complicato. Una di queste è la registrazione delle telefonate, una cosa che in effetti se in Android è semplice e lo si fa con delle applicazioni che non sono neanche troppo complicate da utilizzare e da installare, in iOS diventa più complicato. Almeno era così fino a poco tempo fa. Fino a quando è stata rilasciata un'applicazione che con un'idea veramente geniale risolve il problema. In questo video vi farò vedere proprio come utilizzare al meglio l'applicazione, come configurarla e quindi come registrare le telefonate anche in iOS. Io sono Dario Caliendo e vi do il benvenuto. Nello specifico l'applicazione che andremo ad utilizzare si chiama Tape a Call, un'applicazione che in effetti nella sua versione completa costa circa 10 euro ma che è disponibile anche in una versione gratuita, nella quale la limitazione è quella di poter ascoltare le registrazioni solo fino a 60 secondi. Scaricata e installata l'applicazione, utilizzarla è veramente semplicissimo. La prima cosa che bisognerà fare è confermare il proprio numero telefonico e consentire all'applicazione di accedere al microfono e di accedere ai contatti. Dopodiché tutto ciò che bisognerà fare sarà cliccare sull'unica icona disponibile nell'interfaccia grafica, un'icona al centro, un'icona rotonda, un'icona che dà il via a una telefonata verso un servizio tramite il quale si registrerà proprio la telefonata che andrete a fare successivamente. Premuto il tasto di registrazione è partita la telefonata. Dovete solo aspettare qualche secondo finché non comparirà l'icona in basso a sinistra con la quale potete effettuare un'ulteriore telefonata, che accederà ai vostri contatti, nei quali quindi potrete scegliere a chi telefonare, e una volta dato il via alla telefonata dovrete solo aspettare qualche altro istante finché non comparirà l'icona unisci chiamate. Sarà proprio questo che unirà la telefonata verso la persona, verso il vostro contatto, alla telefonata al servizio che la registrerà. Terminata la telefonata non dovrete fare altro che agganciare per due volte il tasto rosso e dopo qualche istante tutta la conversazione verrà visualizzata nell'elenco delle registrazioni accessibile proprio tramite l'icona play posta in basso nell'interfaccia grafica di Tape a Call. Bene ragazzi, questo è tutto, questo è il metodo più semplice e più veloce e funzionale per registrare le telefonate in iPhone senza la necessità del jailbreak. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.